Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti alla terza parte del secondo DLC di Metro Exodus. Oggi riusciamo a salvare Capitan Findus e mentre cerchiamo di portarlo in salvo ci ritroviamo attaccati dai banditi. Inoltre scopriamo molto sul passato della città ed iniziamo ad ubriacarci con un liquore di dubbia provenienza e dall'alto grado alcolico. Cosa potrebbe mai andare storto, no? Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Ci troviamo all'interno di un complesso di appartamenti, all'interno dei quali è rimasto intrappolato Capitan Findus, che è circondato, peraltro, dai mutanti. Ce ne sono davvero una marea, abbiamo fatto una strage lo scorso episodio. Prima di procedere, nei commenti mi avete detto di andare in questa stanza e di sparare ai barattoli. Oh, c'è uno dei potenziamenti per la nostra tuta, perfetto! Questo è peraltro il potenziamento che nel gioco principale non ero riuscito a prendere. In teoria dovrebbero essere delle batterie migliorate che possiamo inserire nella nostra tuta. Oh, perfetto! Così che qualunque cosa vada a batteria adesso dovrebbe durare decisamente molto di più, come ad esempio la nostra torcia oppure il visore notturno. E prima di procedere devo ritornare al piano terra, buongiorno signore, perché mi avete detto che ho dimenticato un potenziamento per la nostra pistola e se li manchiamo non potremo più recuperarli. Che poi sono pirla pure io perché il mio orologio mi dice esattamente dove devo andare. Il problema è che non sai se il potenziamento si trova sopra oppure sotto, soprattutto quando siamo in un edificio a più piani. Allora, questa dovrebbe essere la zona, ma la porta non si apre, aspetta un secondo. No, dovevamo tagliare la corda, beh non nel vero senso della parola. E poi potete vedere che adesso ci fa aprire la porta. C'era un meccanismo di difesa e chi lo aveva calcolato? Allora, abbiamo effettivamente un po' di componenti. Perfetto, ed ecco qua. Ui là, credo sia il caricatore aumentato per la nostra pistola, effettivamente. Ui, buongiorno anche lei, scusi con che aria seria peraltro. Abbiamo trovato decisamente molto più di quanto ci saremmo aspettati. Perfetto. Vediamo velocemente di installarli prima di procedere. Allora, per la nostra pistola abbiamo un'impugnatura bilanciata, perfetto. E un caricatore che da 8 ci porterà a ben 16 la capienza dei proiettili. Diminuisce un po' la stabilità, ma vabbè. Abbiamo trovato anche il mirino notturno per il nostro A-Shot, ma per adesso non mi serve. Ottimo, vediamo quindi di raggiungere Capitan Findus. Signore, oh mio Dio! Questo è morto malissimo. Ok, mi sa che queste sono probabilmente le trappole che Capitan Findus ha messo nel palazzo. I mostri stanno fuggendo. Salve, Scudi, ha visto il Capitan Findus? Aspetta, non è l'unico. Ho sentito qualcuno mi rugnava a destra. Ah, l'ho detto io. Ricarica, 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 porca di quelli per porca. Ok, mi si... No, quanti colpi ti servono? Oh, gli ho sparato 26 volte, porco cane. Avete già visto lo scorso episodio che a quanto pare neanche i coltelli li sciottano sti fedentoni. Sento rumori brutti più brutti. Ehi là, amici, che piacere di vedervi. Scusi, faccio attenzione che ci sono delle brutte folate d'aria. Dove cavolo stiamo andando pure noi? Maronne, mi stanno salendo i peggio problemi con le altezze. Ah, dove? Porca di quelli per porca. Era la tua scorta, scusa, non lo sapevo. Mi arrivi così in parte e mi sono spaventato. Allora, abbiamo un tizio laggiù che non si è accorto di noi. E un altro qua in parte, scusi ho sparato dietro di lei. Oh no, ok, qualcun altro si è accorto. Chiaramente qualcun altro si è accorto. E vabbè, a chi spariamo? Chi vuole prima un proiettile? Allora il primo lo vuole lei. E il resto li diamo al signore laggiù. Perfetto, e vabbè, ancora gente. Basta, lasciatemi stare. Ho capito che sono un gran pezzo di survivalista, ma diamoci una calmata. Placate l'ormone, santo cielo. Il problema di quei cavolo di mostri è che non ci droppano proiettili. Buongiorno. Perfetto, ho trovato un po' di scorte e anche delle munizioni in giro per la casa. Buongiorno signori, non alzatevi per me, state tranquilli. Ok, ancora componenti. Sento colpi d'arma da fuoco. Mi sa che ci stiamo avvicinando. Aspetta, possiamo passare attraverso questo tubo. Capitan Findus, sto venendo a salvarla, non si preoccupi. Nessuno mangerà i suoi bastoncini. E non si faccia mangiare il bastoncino, peraltro, Oh, ciao amici, è qui la festa. Chi ha ordinato un po' di piombo? Non fate complimenti, c'è piombo per tutti. Ok, dovremmo averli sciottati tutti, signore. E qua dentro, salve testimoni di Lon. Uy, buongiorno. Lei sa come divertirsi. Oh, mi sono preso un colpo assurdo. Ma è scemo nel cervello. Occhio, 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 ci muore Capitan Findus. Gli spari, gli spari. Si è inceppata l'arma. Si è inceppata l'arma, porca di quelli per porca. Maledetti nudisti che ti compaiono all'improvviso dalle finestre. Ah, addio fucile? Scusi, il fucile lo poteva tenere. Il fucile si è inceppato. Mi ero accorto, signore. Ancora tu? Poteva anche dirmi grazie fino a prova contraria. Io, Samuel Taylor, caporale del corpo dei Marine. Beh, ti ringrazio, zio Sam. Edward Baranov, ex capitano. E signore indiscusso del bastoncino. Ti riconosci, Ted. Come sei finito in questo casino? Questo è uno dei miei porti.
Di solito le trappole di sotto sono sufficienti. Gli sgorbi sanno che conviene stare alla larga. Sì, ma ce ne saranno stati una quarantina minimo. Andiamo, stavolta. Prima che ne arrivino degli altri. Ah, ce ne sono pure altri, che bello. Signore, non la vedo bene. Mi sa che è rimasto gravemente ferito. Tu le uccidi e loro continuano ad arrivare. E normalmente funziona così, purtroppo. Signore, ha bisogno di una mano? Voglio dire, è mezzo ferito. Aiutami a spostarlo, Sam. Sì, sì, nessun problema. Teniamoci buono il capitano, così ci darà tanti bastoncini. Spero non il suo bastoncino, invece. Ce l'abbiamo fatta. I banditi del cinema hanno deciso di dare una festa per i boss delle bande locali. Non c'è più un cinema adesso, mi creda. Per rinforzare la sicurezza, hanno pensato di cacciare via un branco di sgorbi dalle rovine lì vicino. Ecco come sono arrivati qua, così, effettivamente. I poveri mutanti sono arrivati qui e sono rimasti intrappolati tra i banditi e gli altri branchi nei paraggi. L'unica via di fuga era verso l'alto. Odio la vecchiaia. Lei almeno c'ha la scusa dell'età. Io ho tanti di quegli acciacchi e sono giovane purtroppo ancora. Siamo quasi arrivati. Wheela, abbiamo trovato la nave di Capitan Findus. Me la ricordavo meglio effettivamente dalla pubblicità. Ma vabbè, voglio dire, non è invecchiata benissimo. Signore, posso far parte della sua ciurma? Le tocco anche il bastoncino, se vuole, non ci sono problemi. Bene, mio salvatore personale. Salpiamo. Vieni a bordo. Il viaggio è piuttosto lungo. Siamo sicuri che sta cosa riesce a rimanere a galla? Non è che mi ispiri proprio tanta fiducia. Bello, il pesce è lasciato lì a essiccare. Odorino di marcio dopo 20 minuti. Dimmi, Ed, che è successo durante la guerra? La città non sembra colpita direttamente. Perché in questo stato? Già, non ci sono stati colpi diretti. Le testate sono cadute in mare, tutte quante in fila. L'ho detto io che era stata un'onda anomala. I obiettivi sono stati distrutti senza sparare un colpo dal sottomarino. Abbiamo chiamato la base, ma nessuno ha risposto. L'onda anomala aveva già ucciso praticamente tutti. La base era stata colpita. Così siamo venuti qui, dove c'era il quartier generale. Quando abbiamo raggiunto la città era irriconoscibile. Allora era molto peggio, naturalmente. L'odore era terribile. Oh mio Dio, l'odore dell'acqua stantia, cadaveri c'erano e via dicendo. E francamente eravamo sorpresi che ce ne fossero. Li abbiamo prelevati dai tetti, ci siamo organizzati e ci siamo stabiliti al pontile. Il posto si è rivelato comodo. Almeno non c'erano problemi di elettricità con i reattori attivi. E prima che il combustibile finisse, avevamo una centrale elettrica galleggiante. Oh, molto organizzati in effetti. Poi col tempo le voci di questo lusso si sono diffuse. Così i banditi hanno iniziato a farci visita per dare un'occhiata. Infine, un giorno è arrivato Tom. C'è della gente là in fondo. Unire le forze e istituire un... Cecchino, stai giù! Sì, infatti, l'ho vista della gente, eccolo laggiù! Ti ha preso? Sto bene, tieni giù la testa. Ok, speriamo non ci faccia affondare la nave. Perfetto. Oh no, ora ci dobbiamo anche occupare del cecchino. Perché mai una gioia? Ok, stiamo bassi ed evitiamo di farci individuare. E vediamo anche di depredare sto cavolo di posto. Perfetto, per adesso non sento nessuno. Purtroppo non ho più il radar che mi individua i cattivoni. Però abbiamo quantomeno il visore notturno che mi dà anche un bel vantaggio. Cioè se mi puntano la torcia in faccia è finita. Ma vabbè, dettagli. Ok, i nemici sono vicini, sento il rumore delle loro radio. No, 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 stai buono. Stai buono, ci siete anche voi, dannazione. Oh, porca di qui, porca, petta, 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 petta. Ok, teniamo anche fuori i coltelli, che mi pare buona cosa, tanto giusta. E quanti coltelli? Una volta vi sciottavo con un coltello. Come fate a sapere che sono qua dentro? Non è vero mai nella vita? Ok, stanno arrivando sia da quel lato che da quest'altro. Aspetta, dove siete di bello? Buongiorno. Che succede? Stanno scendendo dall'alto? Sì, sono scesi dall'alto. Ti insegno io a farmi prendere gli spaventi all'improvviso. Un altro tizio è di qua. Ok, oh oh. Il signore laggiù ha visto cose. Oh oh, mi si è scaricata la batteria, pertanto li dobbiamo shottare, anche se non vedo praticamente nulla. Ricarica, 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 ricarica. Ok, shottato anche questo. Ciccio, Sam, curati velocemente. Dannazione, proprio adesso si sono scaricate le batterie. Ricarica, ricarica veloce, ricarica veloce. E voilà, siamo tornati operativi. In men che non si dica. Ok, dimmi che erano tutti. Credo di averne shottati la maggior parte. Peraltro, se notate bene a terra, ci sono delle freccine. Come ci sono delle freccine? Oh, dimmi che ho scoperto zone segrete. Che non sarebbe male. Un'altra freccina anche qua sotto. In effetti c'è una stanza nascosta
direttamente qua dietro. C'era anche il mio orologio che bippava da 30 minuti. Ui là, abbiamo trovato qualche potenziamento per la pistola di sicuro e qualche altra scorta, proiettili. Ed in effetti abbiamo finalmente trovato il mirino reflex per la nostra pistola silenziata. Ottimo, questo mi serviva assolutamente. Perfetto, questo posto è pieno zeppo di scorte. Ui là, letteralmente dovunque. Mi sa che il cecchino riesce ancora a vedermi nonostante tutto. Allora, cerchiamo di stare bassi. Occhio, Sam. Sì, dall'edificio laggiù può riuscire a prendermi se sto qua dietro, in teoria dovrei essere a posto. Allora, tienimi fuori. Ui là, il fucile d'assalto. E possiamo anche spegnere il visore notturno perché si vede veramente tantissimo. La luna effettivamente fa troppa luce. Corri, 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 corri. Cos'è là davanti? Che sta succedendo? Mi sa che hanno catturato uno degli animali della palude. Che schifo. Oh, sta arrivando il comitato di benvenuto. Ok, simpaticone numero uno fatto fuori. Mi domando se posso liberare l'animale in qualche modo, ma non mi pare il caso di rischiare. Si stanno scendendo i fetentoni, non riesco a prenderli da qua, dannazione. Ciao amici, è qui la festa. Scusi, non lo uccida, mi perdoni, stia fermo. Ecco qua, problema risolto rapidamente. Olè. Signore, quando vuole svenirci, anzi morirci cortesemente. Si era dimenticato della forza di gravità lui. Ciccio, voglio dire, pieno zeppo di cadaveri dei tuoi compagni. Ma fatti due domande, no? Porco cane, mi sta pigliando anche il cecchino dall'alto. Ok, Sam, droga in vena. Perfetto, corri, corri dall'altra parte. Basso. Guarda gente che c'è qua. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Petta che t'ho visto. Petta che t'ho visto, furbacchione. Ok, fatto fuori anche questo. Sto finendo i colpi. Sto finendo i colpi per il fucile d'assalto, dannazione. Credo che li abbiamo shottati praticamente tutti. Ditemi che qualcuno di loro ha delle munizioni perché mi servono tantissimo. Signore, cortesemente non si buggy dopo le 21. Ah no, siamo prima delle 21. Ok, allora può farlo, non ci sono problemi. Tienimi di nuovo fuori la pistola silenziata, che se riusciamo a farla in stealth è pure meglio. Ok, vai Sam. Piano, buongiorno. Oh no. Oh, dobbiamo fare molta attenzione qua a non far rumore. Sembra che questo sia effettivamente l'accampamento di un gruppo di banditi, dannazione. Aspetta, aspetta, che vedo una torcina. Ecco qua, non si puntano le torcine dopo le 21. Beh, una cosa è certa, sta gente aveva una marea di scorte da parte. Le prendo in prestito dopo ve le ritorno, giuro. Ok, si sono accorti che il loro compagno non è ritornato. C'è un tizio di lì e un altro tizio di sopra, devo fare attenzione. Guardalo lì, guardalo lì. E Kinder, no, non ti uccido. Kinder sorpresa, perfetto. Oh, sì, si sono accorti. Questa volta si sono accorti. Ciccio, tirami fuori il fucile. Ecco qua. Sì, sì, questi sono i loro appartamenti. Questa è chiaramente la loro base. Occhio, ok, la zona. Ah, che schifo. Sembra relativamente tranquilla. Aspetta, aspetta, aspetta. Possiamo anche uscire da di qui. C'è sicuramente qualcuno qua sui tetti. Dobbiamo fare molta. Oh, attenzione, neanche detto. No, scusa. Come ho fatto a mancarlo, mob e dettagli? Perfetto, quello shottato. Siamo quasi arrivati in cima. Aspetta che nel frattempo recuperiamo un pochettino di munizioni dal tipo che ho ucciso. Sento il rumore di un paio di guardie. Aspetta, vedo anche le loro torcine. Ah, guarda dove sei, che non t'avevo visto, furbacchione. Eri dall'altra parte. Aspetta, 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 c'è ancora un altro tizio. Non posso passare perché la porta è sbarrata. Aspetta, aspetta, ho fatto del rumore e il tipo è sceso. Aspetta, non posso spararti. Non posso spararti, ero troppo vicino alla recinzione. Oh, oh, mi sa che c'è ancora un po' di gente. La porta di qua è chiusa. Non posso passare, quindi devono essere effettivamente dall'altra parte. Ok, proviamo a vedere se possiamo passare dal terrazzo. In effetti, sì. Ok, ci sono effettivamente là dentro. Piano. Ecco qua il primo dei furbi. Tuttavia non è l'ultimo, sento ancora le loro voci. Dove è andato? È sfuggito all'improvviso, aspetta. Allora, abbiamo una scaletta che ci porta ai piani superiori, ma per adesso non vale la pena rischiare. Se andiamo da quest'altra parte, invece, dovrei essere praticamente alle spalle del tipo. Vediamo un po'. Signore, dov'è? Io vedo le luci, ma non vedo i tipi. Sto cominciando ad avere le visioni mistiche. Ok, allora, proviamo a passare da questa porta. Oh, il tipo è lassù, se ho capito bene. Questa è la porta che prima era sbarrata. Perfetto, ora abbiamo un'altra via di fuga. Ehi, ehi, buono, 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 buono. Senti, già è tanto che sopravvivi, non rompere le scatole. Come ha fatto a sentire il rumore, dannazione? Ok, allora, vediamo di perquisire tutti i signori che sono svenuti prima che io arrivassi. Io non c'entro assolutamente niente. Se i miei calcoli sono esatti, attraverso quella porta dovremmo incontrare il cecchino che ci ha sparato. Do giusto un'occhiata veloce all'appartamento. Ma che buon profumino di marcio, perché sicuramente sarà pieno zeppo di scorte. E di qualcos'altro, vediamo un po'. Hanno... una cassaforte, ottimo. Perfetto, recupera tutto. Ok, direi che siamo pronti a fare il chiurlo al signor cecchino. Buongiorno signore, mi presta quel bel fucile che mi farebbe comodo? Come hai fatto a farti sorprendere? Sam,
Forze speciali, sta ciolla. Il signore c'ha un coltello. Il signore c'ha un leggerissimo coltello che gli pianto in faccia se non si leva dalle scatole. Signore, signore, voglio solo il fucile da cecchino. Calma, amico, calma. Mi arrendo. Oh, il signore ha un nome, di solito. Se sei un tipo a posto che si sta solo facendo gli affari suoi, io non ti darò più problemi. Dicevo, di solito quando hanno un nome è cosa buona e giusta evitare di ucciderli perché potrebbero far parte di qualche trama secondaria. E a posto. Perfetto, è stato un piacere incontrarla. Ottimo, problema risolto e soprattutto posso prendermi il suo fucilozzo. Ed, qui Sam, cecchino ha battuto. Bel lavoro, Sam. Scendi e vai alla gru, verrò a prenderti là. Va bene, tenga in caldo i bastoncini, mi raccomando. Allora, recuperiamo tutte le parti per l'arma. Sì, effettivamente un gigantesco tesoro. Vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Effettivamente sono tutte parti per il nostro Sammy. Abbiamo un calcio da cecchino. Nel frattempo Capitan Findus è arrivato, che ci migliora la precisione a discapito della stabilità. Possiamo avere un sistema semi-automatico. Possiamo sì convertirlo in un fucile da cecchino, ma a breve distanza sarà un'arma praticamente inutile. Vabbè, vediamo per adesso di tenercelo. Ottimo. Ok, l'abbiamo migliorato tantissimo, bello lui. Vediamo un po' quanto è potente il nuovo mirino. Beh dai, niente male, peccato che per adesso purtroppo non abbia il silenziatore, ma penso che non lo avrà praticamente mai. Ok, direi che è ora di tornare a bordo della nave di Capitan Findus. Scusi, ma non potevamo attraccare qua fin dall'inizio? Mi avrebbe risparmiato un bel viaggetto, ma vabbè dettagli. Signore, partiamo all'avventura, capitano. Chi erano quelli? Quelli sono i banditi di cui ti ho parlato. Hanno attaccato il nostro insediamento al pontile per derubarci, ma senza successo. Il merito va sempre riconosciuto. Quel bastardo di Tom ha rinforzato le difese come si deve. E quegli sfigati hanno smesso di provarci tempo fa. Sì, però adesso attaccano tutta la gente, normale. Hanno fatto un ultimo tentativo. Clima ha dato loro una lezione. Erano così terrorizzati che hanno lasciato i corpi dei loro compagni impiccati lungo tutte le rovine. Catturano mutanti nelle rovine, quelli che sembrano umanoidi. Quelle bestie sono stupide e subdole, ma forti. Servono a trascinare carri o barche lungo i fiumi, far girare le ruote, cose così. Ah, mica scemi effettivamente. Non mangiano molto, quindi fanno risparmiare un bel po' di carburante. I banditi li catturano, li addestrano un po'. E poi li vendono ai mercanti. Quelli vengono dal sud un paio di volte al mese. Pagano con armi, munizioni, riso. Tutto ciò che serve per vivere bene nelle terre selvagge. Scusi, si sta compenetrando male col suo colletto, ma vabbè. Comprano generatori o motori restaurati o altre macchine. I nostri addetti alla manutenzione sono dei veri maghi. Ah, e anche pesce essiccato. Ma che bella economia che abbiamo da queste parti. Questa è l'economia della regione in due parole. Oh beh dai, l'importante è riuscire ad andare avanti in qualche modo. L'intera città è stata suddivisa. Ci sono voluti molti scontri per definire i confini. Quindi ora aprono il fuoco su chi si avvicina senza le giuste insegne. Ormeggiamo quest'affare e ti mostro la base segreta. La base segreta di Capitan Findus. Allora, perché non mi dici bene che cosa propone Tom? Semplice. Ti lascia l'insediamento insieme a tutti quelli che non vorranno seguirlo. Che generosità! E cosa vuole in cambio? Vuole le barre di combustibile per il sottomarino. Oila! È partita un'altra tempesta? C'è anche un'acquazzone nella vita vera, non è il massimo in effetti. Niente paura, l'ascensore è sicuro. I miei amici ho preparato la base con cura. C'è un generatore sul tetto. Ok, mi voglio fidare effettivamente. È un'uscita di emergenza. Ci sono troppi sgorbi nei piani inferiori. L'ascensore non è un lusso. Quindi i ragazzi non sono stati catturati. O se li hanno presi non hanno parlato. Che ragazzi? Quando Tom ha mostrato chi era realmente, ho deciso con i miei migliori amici di rifornire il sottomarino e andare per mare. Buona idea, in effetti. Il piano era segretissimo. Lo conoscevano solo Alex, il mio secondo, Alex 2, l'addetto ai siluri, e Volodia, l'addetto al supporto vitale. Quanti Alex, peraltro, Sono partiti in ricognizione e siamo rimasti in contatto 2 settimane. Trovato il carburante, sarebbero dovuti passare a prendermi di notte. Ma mi hanno accolto gli uomini di Klim. Sono scappato a stento. Li avranno catturati? Non saprei. Ma dubito che gli uomini di Klim fossero lì per puro caso. Ok, siamo arrivati nell'appartamento di Capitan Findus, ragazzi.
Porco cane, nessuno è mai arrivato così lontano. O quantomeno nessuno di sesso maschile sopra i 18 anni, ma dettagli. Accomodati pure, Sam. Riposati un po', tanto fuori c'è una tempesta. Lo so che nella vita vera, ogni tanto sento un tuono e non so se nella vita vera oppure nel gioco ho genuinamente paura, ma dettagli. Oh, è stata una giornata difficile in effetti. Dimmi, Sam, tu che cosa c'entri con questo casino? Ovviamente c'ha da bere. Voglio andare a casa, Ed. Nient'altro. E Tom mi ha promesso un passaggio. Sam, il sottomarino è un'arma terribile. Un'arma che mi è stata affidata per proteggere il mio paese. E te la sei fatta sfuggire! Non per essere usato in scorribande da pirati e nemmeno per scopi nobili come fondare il paradiso sulla terra. Lo capisci questo? Non l'ho usato nell'ultima guerra. Perché qualcuno dovrebbe avere il diritto di usarlo proprio adesso? Quando allora siamo sopravvissuti a stento. Sì, in effetti direi basta col nucleare. Tom è un uomo ragionevole. Non credo che arriverebbe a... Tom è sempre e prima di tutto un uomo d'affari. E otterrà quello che vuole, in un modo o nell'altro. Non capisci che l'offerta di lasciare andare chi non vuole seguirlo è una minaccia? Che cosa succederà a quella gente se decido di non portargli il carburante? Comincerà a ucciderli uno a uno. Sembra troppo pessimista. Ok, facciamo così. Ora lo chiamo e gli parli direttamente. Ok, d'accordo. Tom, sono Sam. Il capitano accetta di parlare. Perfetto, Edward. Sarò breve. Mi servono le barre di combustibile. Tu rivuoi l'insediamento, la tua gente e il tuo potere. E io sono disposto a offrirteli. Appena i reattori saranno riforniti, io e i miei ce ne andremo e non vi daremo più fastidio. Tu non credi che non userò mai quelle testate, ma dovrai fidarti della mia parola. Sai che la mantengo. Sì, finora l'hai fatto, se non vogliamo essere pignoli. Ma non è questo il punto. Anche se ti credessi, non mi fido di Clem. Te l'ha detto che i banditi liberi lavorano per lui? Ah, bene. Cosa te lo fa credere? Non ne ho le prove, ma i miei amici sono scomparsi. Ti ha mai detto niente di loro? Ha detto di non averli trovati, in effetti. Stava cercando. È già da un po' che ho delle perplessità. Si stanno concretizzando. Ormai lui è diventato un peso morto. Arrivato il carburante, Clem sarà tolto di mezzo. C'è altro? No, nient'altro. Quindi, affare fatto. Affare fatto, Tom. So già che me ne pentirò, ma siamo d'accordo. Non devi. Un patto è un patto, Edward. A presto. Non mi fido minimamente, ma poco per niente. Grazie di fidarti di lui. Sam, non mi fido di lui. Nemmeno per un secondo. Non importa cosa dice. Non posso fidarmi di lui. Ma... Ma non hai alternative? Esatto. Non ho nessuna vera alternativa. Oh, che succede? Oh no, è saltata la corrente. Se mi ritrovo un bastoncino vicino alla bocca, te lo stacco a morsi, ciccio. Diamogli un'occhiata. Wow, 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 wow. Non è messo molto bene. Mi sa che è rimasto ferito davvero tanto gravemente. Vecchio, vedi di star tranquillo seduto lì. Merda. Prima di andare, facciamo qualcosa per il mio ginocchio. E si sta gonfiando, guarda. Ah, credo che abbia la gamba lussata. Che ha fatto? Certamente, Ed. Hai qualcosa per il dolore? Tanto alcol e vodka! In realtà non bevo. Ma io dicevo per dire... Intera cassa di Molotov. C'è liquore casalingo e olio di pesce. Dovrebbe andare. Che schifo! Quanto vorrei avere del cibo per mandare giù meglio il beverone. Immagino, guarda. Una scatola di aringhe. Condividiamo il cibo, dai. Abbiamo ottenuto un bonus di karma positivo. Wow, ma che bella sorpresa. D'accordo, non ha nessun senso rimandare ancora a lungo. Alla salute. Non è così male. No, sarà tipo la roba per sgassare i motori. Tieni, bevine un po' anche tu. Sei sicuro? Sì, ma certo, forza. Facciamola finita. No, che schifume assurdo. Che schifo. Va bene, sono pronto. Tirala forte. E la gamba, non altro, eh. Secondo me è una scusa per farsi toccare il bastoncino, eh. Tira, tira. Deve fare croc. Il croc è un buon segno.
Non credo abbia funzionato. Fammi riprendere fiato. E ovviamente beve, perché così quando dovete riprendere fiato servite dei super alcolici ricavati dallo schifo. E prenditene una anche tu. Sì, ma di sto passo diventa una notte da leoni. Salute. Post apocalyptic edition, peraltro. Che schifo. Okay. Tirala ancora e dacci dentro, forza, d'accordo? Tanto ormai è peggio di così. Devi farla rientrare in ogni caso. Ha fatto crack, ha fatto crack. È stato orribile. È come il sapore di quella roba. Ma vabbè, dettagli. Grazie per la gamba. Mi sento già meglio. Salute. Ma basta bere, ciccio. Non reggi minimamente l'alcol. Salute. Ma Sam, non ti ci mettere anche tu. Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, anche perché sento un acquazzone incredibile. Sapete bene che mi piove in casa, quindi devo andare a mettere gli stracci letteralmente dovunque. E nel prossimo continueremo con le avventure assieme a Capitan Findus, anche se prevedo che ci stiamo per imbriacare di brutto. Nei commenti fate vedere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio col 300% di alcol in più, peraltro. Ciao ciao!